Ciao a tutti, eccomi qua con un nuovo video. Allora, oggi vi racconterò un'esperienza che mi è capitata di stare un giorno senza il telefono, anzi tutto il giorno senza il telefono, oppure quattro. Ora, vi dico subito che non sono la persona che sta sempre al telefono. Allora, sì, sto un po' al telefono, parlo con i miei amici, sì, così, ma non sto dalla mattina alla sera al telefono, cioè, c'è pure altro da fare oltre al telefono, cioè, no? Ritorniamo a noi. Allora, una sera, prima di andare a letto, sono andata a caricare il telefono. Sì. Allora, quando ho posato il telefono, si era staccata la carica e là mi sono preoccupata, cioè ho iniziato a preoccuparmi. Allora ho detto: vabbè, dai, sarà il caricatore. Ho cambiato il caricatore, cioè ho preso quello di mia madre, ho provato quello di mia madre, il caricatore non andava, quello di mio padre non andava. Allora ho detto: vabbè, facciamo così, che mettiamo lo stesso il mio caricatore e lo lasciamo tutta la notte e vediamo se ho il telefono oppure il caricatore è il problema. La mattina era 90, ora va bene. Mi sono tranquillizzata. Poi, quando sono tornata da scuola a casa, sono andata a vedere se funzionava ancora il caricatore. No, non mi funzionava. Allora io là ho detto: no, ti prego, non mi puoi abbandonare. Cioè, allora io ho detto: ma come faccio? Cioè, come faccio se devo telefonare ad una persona? Cioè, tanto lo so, sto a casa, posso telefonare con il telefono di casa. Sì, ho capito, però se non so un compito, no, allora. Noi abbiamo un registro elettronico dove i prof mandano i compiti, scrivono i compiti, quindi se non sappiamo, se non abbiamo scritto quel compito precisamente quello che ha detto la prof, andiamo a vedere sul registro elettronico e vediamo cosa abbiamo sbagliato a scrivere. E vabbè. E ho detto: vabbè, non chiedo aiuto, tanto non posso chiedere aiuto, quindi faccio i compiti che ho scritto sul diario. E quando sono andata a scuola è andata tutto bene, la prof non mi ha sgridato, non mi ha niente, non mi ha detto: oh, cioè, oh, perché non hai fatto questo compito? Perché il motivo? No, non mi ha detto niente. Dopo ho capito che si può stare senza il telefono per un giorno, sì, perché sì, perché sì. Ma vi dico subito che io, il primo telefono che ho avuto è stato Samsung, cioè questo, ora ve lo faccio vedere. Ecco, è questo il telefono, il primo telefono che ho avuto, cioè un Samsung. Sì. Allora funziona ancora, non posso, cioè non c'è la SIM, però funziona perfettamente, sì. Allora, questo ho avuto in vacanza, sì, in vacanza, e da un ragazzo, cioè non il mio ragazzo, cioè la nonna allora, l'amica di mia madre, che sarebbe la nonna di questo ragazzo, che mi ha regalato questo telefono. Allora, cioè, mi ha visto che non avevo il telefono, ha visto che non avevo il telefono, e quindi gli è venuta questa idea di regalarmi questo bellissimo telefono, che sono stata felicissima di riceverla. Sì. C'è pure la pennetta. Cioè, non avevo internet, quindi potevo usare soltanto i messaggi. Solo i messaggi, infatti finivo subito il credito. Allora, spero che vi sia piaciuto questo video. Sì, non scordatevi di mettere like e commentare qua sotto e ditemi che cosa volete vedere nel prossimo video.
Ciao ragazzi!